Ecco, Certemisia, mi fa un piccolo riassunto di cosa ha già messo dentro. Allora, la ciotola per il ripieno, sì, giusto? Macinato di maiale. Sì. 6 uova. Sì. Ben grattato. Carote. Sì. Sono qua. E poi gli altri ingredienti, così. Sedano, cipolla. C'è dentro anche uno spicchio d'aglio, naturalmente. Uno spicchio d'aglio. Quanto ce ne ha messo? Eccoci qua, poi abbiamo... sono due, cipolle. Una cipolla per ogni chilo di carne. Di sedano due gambe, corrispondono a un 100 grammi. Carote invece sono 150 grammi, tritate. 150 grammi di carote, ecco. Per tacchino. Sì, sono 300 grammi complessivi. Ciascun tacchino, quindi sono cuoci 10 tacchini, sono 3 kg di carote. Esatto. Ok, vabbè. Poi le noci andiamo a sbriciolare così con le mani. Certo. Eccoci qua. Le noci vanno un po' a occhio, no? No, anche queste sono... Pesate. Sì, sì, 300 grammi di noci. Sì. 200 grammi di mandorle. 200 grammi di mandorle e poi le prugne californiane, ovviamente. Esatto. E questo è l'impasto per il ripieno del tacchino. Grazie Artemisia, dopo. L'uvetta c'è dentro. Siamo sempre a Vanilla Bakery, dove stiamo partecipando alla preparazione del tacchino del Thanksgiving. C'è un affollato parterre di appassionate. Ah, ma si fa questo? Eccoci qua. E adesso vedremo un po' come va avanti.